È abbastanza tardi, andare avanti non ha senso, tanto più o meno è tutto così. Tanto vale fermarsi qui, a Bolshoi Karagay, e cercare una sistemazione per la notte. Ovviamente non ci sono alberghi. Il paesino è abbastanza largo, piccole fattorie disseminate qua e là, qualche orto, vita di piena campagna, insomma. Lucia arriva con le sue mucche, le porta a casa, ci guarda quasi con indifferenza e se ne va, passo deciso, sempiterno, risoluto. È proprio ora di tornare a casa e non so perché mi accodo alle vacche di Lucia, perché loro mi sembrano buone consigliere. La casa di Lucia, recintata come le altre, dipinta, mi pare un approdo. Il cancello si chiude come gli compete.